Ciao a tutti e bentornati a Gioca con me giochi per bambini. Sono qua per presentarvi un fantastico gioco. Eletto il gioco dell'anno per il Family Fun del 2015. Si chiama Yeti in my spaghetti. Hey, get out of my bowl! Due o più giocatori dai 4 anni in su. Si tratta di un piccolo Yeti, cioè un mostro delle nevi, come sapete bene, che si vuole intrufolare nella nostra ciotola di spaghetti. Vuole stare proprio sopra i nostri spaghetti e noi dobbiamo essere così bravi da riuscire a togliergli tutti gli spaghetti da sotto senza farlo cadere nella nostra ciotola. Ce la faremo? Chi lo sa? Se lo provate potrete saperlo. Questo era molto da promo, però il gioco è questo. Dobbiamo riuscire, come sapete, come i come si chiamava quel gioco dove al posto degli spaghetti c'erano questi bastoncini che noi dovevamo togliere senza muovere quelli degli altri, senza far cadere nulla. In questo caso da non far cadere c'è il nostro Yeti, il nostro piccolo Yeti. C'è addirittura la ciotola all'interno del gioco, quindi perfetto, non dobbiamo aggiungere nulla. Ecco qua i nostri spaghettini ed ecco qua il nostro piccolo Yeti. Guardate che carino, non è neanche così spaventoso, dai, il mostro delle nevi per cosa? Alla fine questo è simpatico. Ok, allora, prepariamo tutto e facciamoci una partita anche. Allora, guardiamo anche le istruzioni. Ovviamente, the player who last successfully removed the noodle before the player who made it yeti fall is the winner. Ok. Ovviamente, Chi riesce a togliere tutti i propri spaghetti prima che cada lo Yeti ha vinto, e prima degli altri, ovviamente. Gli spaghetti si mettono in questo modo, vedete, sopra la ciotola in modo sparso. Sopra si posiziona il nostro piccolo amichetto e si inizia a togliere tutti gli spaghetti. Ovviamente ci sono vari tipi di tecniche, potete utilizzare quella che meglio credete. Ovviamente io quale utilizzo? Inizio dagli esterni perché non sono bloccati da nulla, non sono sotto lo Yeti, quindi si tolgono più facilmente. E poi, visto che lo spaghetto ha questa forma ondulata, forse si riesce anche a modulare bene tra gli altri, si riesce a fare qualche mossa e evitare di far cadere lo Yeti. Vedete che fino ad ora ci siamo riusciti, rischiosissimo, ma non è caduto nella ciotola, quindi non si considera come un errore. Non è ancora caduto. Ora è caduto, ha toccato il fondo della ciotola. Avete capito quindi come si gioca? Bene, facciamo un'altra partita, giusto per vedere un po' come siamo messi. Cosa ne pensate? Meglio questo o quello con i bastoncini? Forse io preferivo quello con i bastoncini. Come si chiamava? Mikado? Bastoncini? No, forse mi confondo con i Mikado da mangiare. Non lo so, beh, comunque. Ecco, già vedete, in questo caso prima mossa e lo Yeti è già quasi caduto, quindi in realtà non andava poi benissimo. Questa strategia di togliere dal centro è molto più rischiosa. Ok. Tadan, tadan. Pam, pam. Dai, non è impossibile, non è impossibile. Ecco, ora abbiamo perso. Va bene ragazzi, questo era il gioco eletto Family Fun del 2015, primo gioco dell'anno per il Family Fun, quindi gioco in famiglia. Spero che il video vi sia piaciuto, in tal caso lasciatemi un like e mi raccomando, alle nuovissime persone che ci guardano, ricordatevi di abbonarvi al nostro canale gratuitamente per rimanere aggiornati con noi e per sapere tutto quello di cui trattiamo. Un bacione a voi e agli altri, ci vediamo presto. Ciao!